La Calabria a tavola in 100 parole, nuovo prodigio letterario dell'avvocato Antonella Sottira, che oltre a essere un grande avvocato è un'esperta di diritto e di frodi alimentari. Alla sua nuova ed ennesima fatica letteraria. Ecco, allora, come nasce intanto questo libro, edito naturalmente con l'Erudita? Ma il libro nasce da un laboratorio di scrittura creativa in cui comunque da qualche anno ci cimentiamo nei racconti in 100 parole, fotogrammi letterari in cui riusciamo a scattare delle piccole foto che in questa occasione sono state dedicate ad amici calabresi o comunque innamorati della Calabria, ad imprenditori, a professionelli, a chef che hanno investito nella Calabria e quindi hanno avuto in dono una ricetta abbinata è un racconto dedicato a loro, un racconto che tipicizza un po' la loro storia oppure racconta delle storie inerenti ai nostri modi di dire, ai nostri modi di mangiare, ai nostri ricordi legati ai riti della cucina, no? Questa cucina che comunque rimane ancora oggi, nonostante i tempi, una cucina cadenzata con dei rituali, quindi ancora oggi in Calabria si osservano le regole per cui certi cibi si cucinano solo in determinati giorni, solo in determinate occasioni. È indubbiamente un libro di ricette, ma non un banale libro di ricette, quindi c'è dell'altro. Intanto c'è un profondo legame con la sua terra d'origine e poi soprattutto ci sono, per esempio, una prefazione eccellente curata da chi? La prefazione è stata curata dalla dottoressa Maria Letizia Golfieri, sostituto procuratore qui presso il Tribunale di Roma, anche lei di origine calabrese, e vice consigliere gastronomique del nostro Baiage, per cui ampiamente titolata non solo come esperta anche lei di frodi alimentari, ma soprattutto esperta di grandi della cucina tradizionale calabrese. Infatti stasera la dottoressa Golfieri ha curato la preparazione del morseddu, che è un piatto tipico catanzarese e che lo chef per la prima volta si è cimentato nel preparare, che molti di noi, perché non tutti i calabresi sono comunque abituati ad assaggiare i piatti tipici, anche perché la Calabria è lunga e stretta, quindi c'è una grande differenza di tradizioni rispetto alle diverse province. E quindi abbiamo cercato con Maria Letizia, partendo proprio da un'inchiesta del 1811 sulle frodi alimentari, in cui individuava proprio nell'anduia, che poi è diventato il simbolo della nostra terra, del piccante, e l'uso del piccante come un mezzo di adulterazione del cibo, di contraffazione, perché ovviamente le popolazioni meno più povere avevano necessità di nascondere con il piccante la povertà delle carni che venivano adoperate per i salumi, che poi hanno fatto la nostra fortuna, insomma, perché comunque l'anduia ci rappresenta in tutto il mondo. E in più abbiamo fatto un percorso ripartendo dalle minoranze etniche presenti in Italia e in Italia, ma soprattutto nella nostra Calabria abbiamo la minoranza etnica albanese è quella più numerosa per tutta l'Italia e a loro noi dobbiamo la ricchezza dei nostri dolci, soprattutto questi dolci molto dolci dove c'è un uso del miele e della frittura, anche rispetto al fatto che friggere porta bene, quindi c'è questo auspicio per cui le festività natalizie iniziano l'8 dicembre con tutte le massaie che si dedicano alla preparazione dei dolci fritti come i turdilli, che sono quelli più diffusi nella zona cosentina. Una grandissima tradizione che questa sera viene celebrata a Roma dopo diciamo il primo libro di questa grande collana, il primo libro che ricordiamo riguardava proprio il Lazio. Per tornare a noi, quindi per tornare a stasera, la Calabria che viene celebrata qui al Crown Plaza di Roma, vorrei ricordare a chi ci ascolta e ci vede a chi è dedicata la sua introduzione, perché lei ha citato molto bene gli imprenditori che hanno fatto grande la Calabria nel segmento agroalimentare. Una donna in particolare, giunta credo alla 14ª addirittura generazione, ricorda un prodotto tipico ed eccellenza,
la liquirizia. Sì, bene, tra i nostri professionisti c'è ovviamente Margherita Marelli, che rappresenta questa grande azienda di liquirizia, penso la più nota in Italia di liquirizia, e qui con noi stasera, quindi a lei abbiamo dedicato non soltanto uno spazio per due tipi di ricette che possono essere realizzate sia nel pane sia con un risotto particolare, e poi lei ci parlerà della sua liquirizia. Ecco, un'ultima cosa, è un libro dedicato non solo ai professionisti, non solo a chi si sente in prima persona esposto e toccato in quanto calabrese, ma anche agli amici della Calabria, come siamo ormai diventati noi di Liberi TV. Sì, infatti innanzitutto il libro con il libro abbiamo cercato di avvicinare più persone alla cucina calabrese, ma anche al territorio calabrese, quindi abbiamo tanti amici, anche perché molti dei soci del Baiage Anfisia non sono calabresi ma sono innamorati della Calabria, quindi abbiamo voluto omaggiarli per questa loro vicinanza, ma poi abbiamo anche scoperto delle varie assonanze, perché per esempio nel libro ospitiamo anche alcuni autori del Veneto, dove abbiamo riscoperto che per esempio molti cibi che noi consumiamo come il baccalà, lo stocco, sono diffusissimi anche in Veneto, quindi ci accostano nei sapori. Bene, aspettiamo gli altri illustri ospiti nell'attesa poi di scoprire a tutto tondo questa magica Calabria.